10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Partecipano a questo All-Star Game le vincitrici, queste quattro squadre vincitrici del campionato di Serie B. Stiamo parlando di Virtus, terra di San Benedetto, Cassino, Nova Basket, Bovillers ora, e SS Lazio Basket. Ricordiamolo che Lazio Basket e Sora hanno vinto il, si sono aggiudicati il campionato nei playoff. Presidente del comitato regionale Francesco Martini, Virtus Cassino e Nova Basket Bovillers si sono aggiudicati il campionato nella regular season. Allora, è già iniziata qui la partita di All Star Game a Roma del Palatellene. Protagonisti dei giocatori, parte dei giocatori delle squadre che hanno vinto il campionato di Serie D, rispettivamente Girone A e Girone B. Stiamo parlando della Virtus terra di San Benedetto Cassino, che ha vinto la stagione della regular season, e dello stesso girone il Sora, che si è aggiudicato il titolo nei playoff. Altra squadra del girone A che si è aggiudicata la vittoria del campionato nei playoff è stato il Lazio Basket, e poi dall'altra parte nel girone B a vincere il campionato è stato il Bovillers. Il match è già iniziato, siamo sul 3-0 per la squadra gialla. Come vediamo, protagonista della squadra gialla il nostro Furio De Monaco della Virtus Cassino, e ad allenare in panchina per la squadra gialla i due allenatori di Cassino, Davide Mastrangelo e in primis su tutti Luca Vettese. L'errore è al tiro del numero 15 della squadra blu, Pomenti, giocatore che quest'anno ha militato per la nuova basket Sora. Di nuovo l'errore, è al rimbalzo il nostro Furio De Monaco, indossa la maglia numero 20, arriva il tiro da 3 di De Monaco e poi arriva il rimbalzo della squadra blu. Se tu sei
con il numero 11 Antoniozzi. Tu sei tranquillo con quello che hai fatto, cazzi bianchi. Palla sotto al bacio per Porretta da parte di Furio De Monaco, però il numero 14 della Sora non manca nessuno, ribadisce il compagno Bencini. Sarebbe stato troppo, ok? Giannarini. Il pallone sotto canestro non guadagna fallo. A questo punto guadagna fallo Brenozis, anche lui quest'anno ha giocato per il nuovo basket Sora, intanto cambio nella squadra gialla, è uscito, è entrato con il numero 18 Marino. Tanto la squadra blu accorcia le distanze, 7-2 il risultato, 6 minuti e 45 secondi alla fine di questo primo quarto di gara. Anche nella presentazione abbiamo sentito che sicuramente questa partita non sarà una partita di puro agonismo, sarà una partita fatta apposta per divertirci, una partita giocata per in fin dei conti premiare poi alla fine le società vincitrici del campionato di Serie C regionale. Intanto Furio De Monaco in lunetta, ricordiamo siamo sul 7-2, 6 minuti e 28 alla fine di questo primo quarto, ma il risultato non ci interessa, il match disteso, serena la sereno l'approccio al match. Importante l'apporto delle squadre del girone A, in cui ha giocato anche il Cassino, che ricordiamolo l'ha vinto con 46 punti, perdendo solo due partite con Cavese e con Sora, entrambe le partite fuori casa. Diciamo due squadre del girone B, parliamo di Lazio e di Sora, hanno sostanzialmente comandato, hanno comandato i playoff, perché in finale la nuova Basket Sora ha vinto contro Sermoneta, tra l'altro un'altra squadra appartenente al girone B, che peraltro ha concluso il campionato ottava. Ed è stata anche una finale terminata in gara 3, in cui Sora aveva praticamente sbagliato Sermoneta, poi brucia tutto la squadra di coach Bifera, perché Sermoneta pareggia i conti in casa 1-1, poi però Sora chiude in gara 3 e conquista la C2 con un'ottima prestazione. Storia diversa invece per SS Lazio Basket, che ha vinto 2-0 la finale dei playoff contro San Severa, che ha terminato il girone B secondo in classifica. Intanto qui stiamo assistendo a una partita dominata dalla squadra alla cui guida c'è Coach Bettese, 13-2 il risultato, 5 minuti alla fine di questo primo quarto. Adesso in campo vediamo della Virtus sia Maiuri che il capitano della Virtus Gioacchino Rivetti. Piero Maiuri fondamentale nel finale di stagione, quando la Virtus ha dovuto far fronte a due infortuni importanti. Da un lato Mohamed Luglini, sappiamo essere stato il bomber della Virtus praticamente per tutta la stagione fino all'infortunio avuto proprio contro il Sora, e poi Brambilla, che invece si è infortunato nella partita contro la Cavese. Ha portato punti importanti dalla panchina, ma Yuri è arrivato soprattutto dopo un periodo lungo di stop, perché lui giocava con il Frosinone
che ha fallito, si è trovato, quindi Maiuri non ha giocato per un bel po' di mesi, poi ha approdato nella famiglia Virtus dove ha mostrato una buona condizione di forma, subito pronto, messo per la prima volta in campo nella partita contro Anagni, ha portato punti importanti dalla panchina ed è stato anche questo l'ennesimo acquisto azzeccato da parte di del presidente Leonardo Manzari, che in settimana, tra l'altro, anzi per la settimana scorsa, ha chiuso l'acquisto di Giovanni Ausiello, un ulteriore ed importantissimo tassello per la squadra di C2 dell'anno prossimo, nonché la conferma di due giocatori importantissimi, Francesco D'Agunto, due giocatori importantissimi quali Francesco D'Agunto e Simone Lotufo, che sono partecipi anche di questo All-Star Game. Vediamo sia Simone Lotufo in panchina assieme a Francesco D'Agunto, però gioca con la squadra in maglia blu. E poi ovviamente le due riconferme erano più che altro certezze ad esserci, cioè Gioacchino Rivetti, il capitano, l'uomo squadra, e poi il simbolo, la bandiera, Furio De Monaco. Si parte allora con questa rimessa sul 16-5 quando mancano 3 minuti e 21 secondi alla fine del primo quarto, dei Maiuri a portare i due punti alla squadra blu. Brenozzi con la possesso palla, cerca il passaggio per il compagno, ma Ian Arilli intercetta il pallone, palla dentro per Maiuri. Lo scambio con il numero 5, che non va, rimbalzo la squadra gialla, che però non porta punti, il numero 18 giallo, che sbaglia l'involata a canestro. Intanto siamo già dall'altra parte, arriva l'errore anche della squadra blu, Gioacchino Rivetti a porta pala, fa tutto da solo, però commette un'infrazione grossolana, va l'accompagnata, sono sempre sul 16-7, 2 minuti e 27 secondi alla fine del primo quarto. Dicevamo cavalcata impressionante della Virtus, diciamo che in realtà è stato un bel duello tra due squadre della stessa zona, Cassino e Sora, in particolare i puntini nella fase finale della stagione hanno dato filo da torce della Virtus, che sembrava ormai inarrestabile. Sono arrivate piccole incertezze per la Virtus in metà stagione della seconda parte della regular season, arrivata la prima sconfitta con il Cavese, una sconfitta di misura, un campo difficilissimo, già nell'aria si parlava di debacle per la squadra del presidente Manzari, ma si sa, una squadra forte si riconosce proprio da questi momenti, in perfetto stile presidente Manzari. La Virtus ci ha messo la faccia nella sconfitta contro Sora, però poi ha saputo vincere il campionato da grande squadra, e il presidente tra l'altro non ha mai dubitato di una probabile vittoria della Virtus in questo campionato passato, anche quando il Sora era a meno 2 e la Virtus si preparava ad affrontare la terza gara difficile consecutiva, vale a dire contro Lazio Basket, che ricordiamolo ha chiuso terza in classifica, ha chiuso nel posizione terza in classifica, e tra l'altro ha vinto il campionato e ha conquistato ai playoff, ha conquistato la promozione in C2. Intanto porta blocco Rivetti, chiede palla, il pallone per Brenozzi, il tiro di Brenozzi, 22-7, netta supremazia da parte della squadra gialla. Poi Iannarelli si becca la stoppata con fallo, diciamo la verità, perché l'abbracciata si è sentita tutta, furia agonistica da parte di Rivetti, che ha sbracciato su
più che fare una stoppata ha sbracciato su Iannarelli che nel terzo tempo ha trovato l'ostacolo Rivetti, sappiamo che è abbastanza un giocatore di nervi, mette tanti muscoli quando gioca, stesso Gioacchino è andato a far fallo su suo compagno di squadra nella Virtus Maggiore che non sbaglia il primo tiro libero, 22-8, 27 secondi alla fine di questo primo quarto. 2 su 2 di Maggiore, 22-9, riparte. La squadra guidata in panchina da coach Basile. Scompiglio sotto canestro, la palla, la contesa è a favore della squadra blu, il cui gioco è comandato in questo momento da Iannarelli. La tripla da casa sua da parte del numero 22. Finisce così il primo quarto di questo All-Star Game, 22-9 il risultato. Acilia Basket Under 13 femminile, Sport Management Under 13 Rit Pasciottini, San Raffaele Stelle Marini Under 13 Pasciottini. Partiamo dall'Under 13 femminile. Acilia, prego. Un grande applauso per la ragazza di Acilia. Premia il presidente del comitato regionale Francesco Martini. Foto di Rito. Bel sorriso. Perfetto. Bene, per l'Under 13 femminile fascia B. San Raffaele Basket. Premia sempre presidente del comitato regionale. Grazie a San Raffaele e sempre fascia B Under 13 femminile Stelle Marine. Under 14 Elite fascia B Anzio Basket. Premia Enrico Gilardi. Bravi ragazzi, la foto con Enrico e il presidente. Tutto pronto per il secondo quarto, abbiamo assistito alla prima azione delle due anime dell'Eurobasket che hanno vinto il campionato di categoria. Rientro in campo, vediamo, vai a usarla anche il nostro Simone Lotuto, eccellenza maschile, l'under 17 tornato, l'under 15 d'eccellenza, l'under 15 da quella di Traia per venire a giocare questo All-Star Game, dimostra l'attaccamento alla società, ricordiamolo. Lotuto è stata in realtà una delle prime conferme volute dal presidente Leonardo Massari. Scegliere per cortesia oppure solo Mario. Partita l'azione della squadra diciamo virtualmente allenata da coach Vettese. Iannarelli chiede palla il fratello, un segno la tripla e due ci danno il 5. Perdono per l'errore perché il numero 11 in realtà è Antoniozzi, non è il fratello, un po' c'è qualche, quindi la tripla messa a segno da Antoniozzi, l'assist di Iannarelli.
Arriva la risposta da tre al rimbalzo De Monaco, disturbato da Iannarelli, recupera palla Benci, ancora De Monaco, Pomenti lo disturba, si ricomincia allora con la nuova azione d'attacco del blu, siamo sul 24-16, 8 minuti e 20 secondi alla fine di questa quarta. Benci poi commette infrazione di passi, si riparte con la nuova azione del blu. Iannarelli, il tiro di Iannarelli, alza il campanile, buona mano, buon tiro per lui, 24-18, 7 minuti e 44 secondi alla fine di questo secondo quarto. Ricordiamolo, All Star Game, la palazzetto dello sport Tellene di Roma, 27-20 il risultato, 6 minuti e 45 secondi alla fine del secondo quarto di questo Star Game. La tripla di Massari, risponde Benci. Intanto vicino a me abbiamo un assoluto protagonista di questo campionato della Virtus, Claudio Brambilla, che sta recuperando pian piano dall'infortunio alla mano. È stato un infortunio abbastanza grave, però alla fine ho recuperato, diciamo, in fretta, ho fatto un intervento. Però la voglia di giocare a pallacanestro è grande, sto lavorando sodo per tornare in campo. Mi spiace non partecipare a questa manifestazione, perché è una bella manifestazione che ha organizzato la FIP Lazio, le squadre sembrano competitive, il livello è abbastanza alto, quindi è solo da divertirsi. Beh Claudio, dobbiamo dire che il tuo infortunio, tra l'altro ricordiamolo, è avvenuto a Cave e coinciso con il mini periodo di crisi della Virtus. Sì, 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 ricordo bene quel periodo, abbiamo passato due gare da dimenticare, c'è stato il mio infortunio, l'infortunio di Mohamed, però nonostante tutto abbiamo stretto i denti e siamo riusciti a portare avanti il nostro obiettivo, che era quello di vincere il campionato. Anche perché l'abbiamo detto all'inizio, Sora quasi ci credeva di poter concludere il campionato nella regular season, perché dopo la sconfitta in casa loro, in cui è venuto anche l'infortunio di Mohamed Luglimi, il Sora stava praticamente a due punti. Sì, quella partita è stata maledetta, però alla fine hanno sbagliato anche loro la seconda partita che hanno fatto in casa contro Viterbo, che hanno, mi sembra Viterbo, giusto? Sì. Che hanno perso, e lì diciamo che ci hanno dato un po' di coraggio per affrontare le ultime tre gare, che poi ci hanno portato alla vittoria. Comunque vedo che si divertono i ragazzi in campo, eh? Innanzitutto è da notare il ritorno eroico di Simone Lotufo dalla Calabria. Grande, grande Simone, non potevamo mancare a questo evento. Simone si è inserito bene in questa società, si è plasmato alla grande con la Virtus, sembra di conoscerlo da anni, ci gioca insieme quest'anno, un grande persona, grande giocatore, pluriutile questo Simone Lotufo, grande. Lavoro sporco, punti, grande, grande. Si è dimostrato davvero l'uomo in più di questa squadra, al di là di due giocatori importanti, più che altro grossi per peso specifico, quali Luglimi e Gonzales, che facevano tanti punti, ma dobbiamo dire la verità, se giocatori del genere fanno tanti punti è anche grazie ai cosiddetti piccoli che fanno tutto il lavoro sporco. Eh sì, il lavoro sporco è importante in una squadra, se rubare palla, dare fastidio all'avversario, dare la possibilità al compagno di liberarsi bene per prendersi degli ottimi tiri, questo è un lavoro di squadra, questo è il lavoro di squadra praticamente, non bisogna pensare solo a se stessi, ma è il bene comune della squadra. Si sacrifica, si lavora sodo, e questo è il bello della pallacanestro. E ci racconta grandi queste azioni che stanno facendo comunque, eh? Molto bello e gradevole vedere questa partita. E dopo ci darà qualche chicca da esperto, sicuramente meglio di me, Claudio, di questa telecronaca dello Star Game. Racconta la pallacanestro così, dobbiamo dire che
sudore e tanta fatica ce l'ha messa tutta la Virtus in questo campionato per portarlo a casa, perché 20 vittorie consecutive, chiudere il campionato con 46 punti è veramente, veramente tanta roba. Tra l'altro è stato un campionato difficilissimo, in realtà è stato il girone più tosto, perché se andiamo a vedere due squadre del girone B hanno, del girone A, cioè Lazio e Sora, che tra l'altro hanno vinto il campionato, hanno dominato i playoff. Sì, infatti questo abbiamo, è stato un girone veramente veramente difficile, però ci siamo confrontati con delle squadre, delle società che stanno crescendo, hanno voglia di affrontare questo sport nel migliore dei modi, portare avanti queste società che stanno alzando la testa, ed è bello far parte di queste situazioni, di queste società. Questo è uno sport bellissimo, infatti oggi c'è anche la possibilità di vedere un folto pubblico, dei giovani, campionati under 13, under 19. Bello, bello, bello. Oggi sono veramente contento di essere qui. Parole importanti, perché ricordiamo che in un momento di crisi come questo, oggettivo, è difficile trovare anche società che si prendono un impegno del genere. Portare avanti un campionato non è facile, soprattutto dal punto di vista economico. Nella fattispecie il presidente Leonardo Manzari non ha dormito giorno e notte per lavorare su questo campionato, che sostanzialmente è stata una partita a scacchi. Intanto devo dare atto a Claudio, che ha ragione, perché veramente è una buona gara. Stanno, anche se non tutti, devo dire la verità, sono stati effettivi protagonisti con le rispettive squadre, magari per minutaggio inferiore, stanno comunque giocando veramente bene. Arriva il tiro di tre di Iannarilli e trova solo il primo ferro, palla fuori e palla ai gialli della Virtus. In campo vediamo in questo momento solo Manzari e Maiuri. Arriva il tiro da tre di Borretta, vecchie conoscenze. Ho giocato con me il campionato di C2 sempre col Cassino. So, è bello, si incontrano tanti amici in queste giornate. Poi c'è Piero in casacca blu. Bello, bello vedere numero 19, nostro compagno di squadra. Portato, diciamo la verità, ha portato tanti punti e buono gioco fondamentalmente alla panchina. Sì, sì, è stato l'inserimento di Piero, è stato fondamentale, perché ha dato minutaggio a quelli che stavano oltre 30-40 minuti in campo e non era sostenibile una cosa del genere. Piero ha dato la possibilità a questi giocatori di respirare, prendere fiato. E è un giocatore che ha molta esperienza, militando in questi campionati da anni. È un bravo giocatore, può giocare sia a spalle al canestro, un ottimo difensore. Averlo in squadra è veramente fondamentale, veramente importante avere giocatori così. Spero che, ribadiamo, è arrivato neanche a farlo a caso in un momento fondamentale. Sembra quasi, è stato quasi un segno del destino, nel senso, è arrivato nella partita contro Anagni e pochi giorni, poche settimane dopo sono arrivati due infortuni, le due stoccate, Brambilla, e che è qui vicino a me, e Luclimi. Intanto il solito gioco spalle a canestro di Maiuri, stavolta il tiro non va. Prenozzi al rimbalzo, si riparte con il contrattacco dei gialli, però il numero 15 commette infrazione di passi e allora in rimessa il nostro Maiuri, che consegna palla nelle mani del play Iannarilli, che in realtà, diciamolo, è più una guardia. No, no, tu che magari lo conosci meglio di me. Dai, quello sì, infatti, più una guardia è meglio. Ah, cosa c'è stato? Palla e canestro. Là mi sono soffermato su vedere l'immagine dei giocatori seduti in panchina, volti rilassati, volti non succede mai vedere dei volti rilassati così a partire dall'allenatore. Vedo De Monaco, lo tufo, si chiacchiera, si scherza. Il solito De Monaco dà vita. Sì, sì, sì. Mi ricordo molte tirate d'orecchie, mi ha fatto l'esperienza di Furio.
da fuori ho preso tante nozioni. O urla o da... No, sono tutti consigli, quello che da Furio De Monaco. Adesso assistiamo alla premiazione, è finito il secondo quarto, terminato 37-29. Finito il primo tempo, diamo allora spazio alla premiazione. Prima classificata under 19 femminile, Atena Basket. Premia al consigliere Giorgio Busciotti. Bella foto. Ecco la consegna della coppa. Perfetto, grazie. San Raffaele c'è? Eccolo. San Raffaele under 19. Sempre Giorgio Dasciotti premia. Anagni? No, perfetto. Under 17 d'eccellenza. Virtus Eurobasket. Premia presidente Francesco Martini. Sì, no, non la squadra non è presente perché stanno giocando la semifinale alle finali nazionali di Civitanova Marche. Grazie. Under 17 femminile, prima classificata Atena Basket. Premia Roberto Abate, vicepresidente nazionale del settore mini basket. Espo. Seconda classificata, San Raffaele. Mi pare già ti avrebbe visto. Sembra premia sempre il presidente. Aragni non c'è. Under 15 d'eccellenza maschile. Stella Azzurra. Vieni. Ritira lui, lo porta insieme. Premia Francesco Martini. Lido di Roma, under 15 in eccellenza maschile. Eccolo. Premia Roberto Abate. Tanto ragazzi andiamo avanti, restate qui, non ce lasciate. Terza classificata, San Raffaele under 15 femminile, terza. Tornate a casa con la valigia, le coppe, perfetto, premia il presidente del comitato, perfetto. Quarta classificata under 15 femminile, cestistica latina, premia presidente del comitato Francesco Martini. A Giorgio Dasciotti, presidente della cestistica, nonché consigliere del comitato. Eccola, Carmen. Perfetto, allora. Under 15 femminile, seconda classificata, Stella Azzurra Roma Nord, premia Roberto Abate. Grazie ragazze, grazie. Ricominciamo col terzo quarto della partita.
partita tra giallo e blu, ricordo che sono le rappresentative delle squadre che hanno dato e vinto ai campionati promossi, quindi ai campionati di C-Regionale. Abbiamo assistito alle premiazioni della squadra, delle squadre femminili, in particolare la prima classificata, ricordiamolo, Atena Basket. Si riparte allora con questo terzo quarto, sempre qui a fianco a me Claudio Brambilla, che, e rimaniamo sempre più estrefatti dal tono fisico di Simone Lotufo, che è tornato in gran forma. È vero, l'abbiamo notato subito, vediamo un po' appesantito, però è tornato in Calabria, sì, sicuramente non si sarà fatto mancare niente, pranzi, cene, ha dedicato un anno, 8 mesi alla Virtus, mo è bene che si dedica ai piaceri della vita, al cibo calabrese. Diciamo che ai convivi la Virtus era avvezza anche durante il campionato, varie cene e cenerelle. Sì, confermo pienamente. Tra cui protagonista anche Claudio. Sì, confermo. Tante sono state le cene, tanti sono stati momenti fantastici insieme a questa società. Speriamo. Bella palla lanciata, ma non ha avuto un buon fine. Contropiede. È interessante questo giocatore, sono sincero, non lo conosco di persona perché non so che campionato, numero 16, sicuramente numero sì. Serie C, comunque un buon giocatore. Mi hanno dato un paio di nomi in cui non si capisce niente, però dovrebbe essere un certo Bencini. Ne sentiremo parlare di questo Bencini. Se Claudio ci ha visto bene, se il suo occhio da scouter ci ha visto bene, non si intendono, si vede che Simone non è con i suoi super compagni di squadra, non si è inteso alla perfezione con il numero 20 giallo. Arriva il canestro della squadra blu, 39-31, prova, si è quasi riportata in panchina la squadra. Sto recuperando alla grande la squadra blu, sono solo 8 punti che dividono, c'era un parziale prima di 18 punti, mi sembra, se non sbaglio. Vabbè, c'era anche il nostro Furio in campo, è vero. Che ha distrutto addirittura anche da 3. Sta incominciando a sbagliare la squadra gialla. Intanto vediamo in panchina, scusate, in campo anche Pomenti, che quest'anno ha giocato con Sora, vincitrice del campionato. Pomenti, che tra l'altro ti sei ritrovato davanti nella partita d'andata, perché la partita di ritorno era infortunato, purtroppo. È stato brutto vedere la partita dalla tribuna, soffrire dall'esterno senza dare una mano ai compagni, perché l'infortunio mi ha... passi di Lotufo. Strano, questo è indice strano, del fatto fermo. Che si è appesantito. Sì, pienamente. Infatti circa sorride, però è bello vedere anche questo. Ci può stare, mo sono tutti più rilassati. Diciamo la verità. Ma se mi sbaglio non è stato mai chiamato il time out, giusto? No, vabbè, penso di no, perché è una partita, partita abbastanza sciolta. Dobbiamo dire che Simone ha promesso, dopo la chiamata del presidente che l'ha riconfermato, di rimettersi. Sì, è vero. Ho sentito pure Simone. Ha detto che si vuole mettere in forma e recuperare pienamente. Vuole tornare un giocatore di Serie A. Sì. Grazie. Comunque, Simone, a parte gli scherzi, Simone, quest'annata della Virtus è stato fondamentale. Perché ha portato soprattutto il gioco buono. Sì, Simone è stato un giocatore importantissimo, è il nostro capitano, grande Rivetti. Simone è stato un grande perché è un giocatore molto tecnico, intelligente, e si può adattare bene sia da playmaker sia può giocare fuori, c'ha un buon tiro, c'ha una buona penetrazione. Per me giocatori come Simone, questi campionati ne ho visti pochissimi, veramente, è un giocatore importantissimo, un giocatore per la nostra società. Di qualità, insomma. Ancora non è sceso in campo Francesco D'Agunto. È vero, Francesco D'Agunto, anche lui sicuramente ritornando a casa avrà pasteggiato abbastanza. Sì. E bevuto abbastanza, perché adesso si risana con l'acqua. Si dà piacere del cibo molto facilmente, comunque.
sono stati tutti giocatori, noi adesso li stiamo tra virgolette prendendo in giro, ma hanno dimostrato di essere dei grandissimi giocatori e hanno fatto dormire sonni tranquilli al presidente, perché c'è sempre stata a fin dei conti la certezza di vincere il campionato. Oggi i giocatori possono sorridere in campionato, in allenamento, durante l'anno abbiamo lavorato sodo, si sono impegnati tutti, dal playmaker, dalle guardie, dalla panchina, dalla società, dal presidente, tutto. Quindi questi volti rilassati oggi sono più... tenta di recuperare la palla Rivetti. Sentite come Claudio si ferma e si... Il capitano è una cosa fantastica, perché lotta. Ah, è ritornato il nostro De Monaco, eh? Uno dei... Furious, che la furia, il killer. Il killer De Monaco. E Francesco, abbiamo visto che forse è piccoletto. Sì, è vero, è tornato. Però si riconosce dalla sua velocità Francesco, pure lui ci dava in campo un folletto, ci dava quella sicurezza di che solo pochi giocatori riescono a dare. Abbiamo descritto una squadra a dir poco perfetta, dove anche no, è così, Claudio a fianco a me ride perché lui risiede, però in effetti è così, perché ognuno ha dato le sue qualità al massimo. Grande dedizione al lavoro, e poi ricordiamolo, giocatori che si sono venuti ad allenare a Cassino pur stando distanti chilometri. Anche lo stesso Claudio ha sempre garantito la sua presenza in allenamento, facendo conciliare lavoro e passione. Sì, sono anni, sono diciamo 20 anni che gioco a questo sport, ne sono innamorato. Anche quando il lavoro lo impediva, cercavo sempre di trovare quello spazio per allenarmi, per giocare, perché la palla a canestro, chi la conosce, chi la mastica, sa che è uno sport fantastico. C'è un cambio. Esce Simone, l'allenatore. Coach, tra l'altro abbiamo due allenatori che sono due diavoli, Davide Mastrangelo, che è rilassatissimo, di solito fa avanti e dietro, Coach Vettese, che sta sempre alle in piedi. Pure se giocano le amichevoli delle amichevoli, ci tiene sempre a mantenere la giusta tensione. È un più 5 per la squadra gialla, che sta abbassando un po' i toni. Questo è il mio pupillo, ha sbagliato, anche lui può sbagliare. Ormai, sponsor ufficiale è la numero 16, Bencini, che dopo ci informeremo sulla società a cui appartiene, della squadra a cui appartiene. Comunque si riparte con la nuova azione d'attacco dei gialli, è tornato Furio De Monaco in campo. Giocatore la colonna quest'anno, sia per dimensioni che per spessore di carattere, di gioco, di tutto, la colonna di questa squadra. Eccolo qua, Furio prende palla, ti dà una sicurezza quando dai palla a Furio. Io molte situazioni, avendo poca esperienza in confronto a lui, cercavo sempre di ascoltare i suoi consigli, cercavo sempre di mettere in atto quello che lui mi diceva in allenamento e durante le partite, e alla fine i risultati si sono ottenuti. Grande, lo devo ringraziare. Ricordiamo che è stato pochi giorni fa il compleanno di Furio, o mi sbaglio? 37 anni e non sentire. 37 primavere. Attenzione al contropiede, eh? Potrebbe essere una schiacciata. Il tuo pupillo. Il mio pupillo ha sbagliato per la seconda volta. Palla che entra ed esce dal canestro. Dicevamo di Furio, è stato la colonna. Più che colonna, è stato un vero e proprio punto di riferimento, e il suo carattere ha fatto sì che chiunque si rapportasse con lui l'ha fatto insomma con grande umiltà, perché al cospetto di Furio per l'altezza e per il grande
e per il grande uomo qual è, il grande giocatore, perché ormai è un uomo, ha 37 anni, non è più un ragazzo, diciamo, si avvia verso la mezza età e ancora calca i parquet. Calca i parquet alla grande, da protagonista assoluto. Attenzione al contropiede, Maiuri cerca l'assist per il compagno da Cunto, si vede che si conoscono. Attenzione al contropiede, Furio di spalle facile, easy direbbe il killer, easy direbbe Gonzales, che nostro compagno di squadra direbbe easy. Compagno di squadra, non ci sono per adesso voci su questo nome. Gabriel anche lui un giocatore di grosso peso quest'anno, ha portato punti ma ha portato tanto fisico, tanto botte sotto quel canestro, ma alla fine l'ha sempre vinte le battaglie. Un po' pigro nella fase finale, dobbiamo dirlo. Sì, è vero, un grande giocatore, un grande lottatore di fisico, giocatore che ha un'esperienza, anche, penso che abbia militato anche in campionati di Serie B, e è stato un onore giocare con giocatori così, forse anche un po' pigro nel... sto osservando la partita, dicevo, forse anche un po' pigro, però giocatori che hanno molto fisica a volte sono anche molto pesanti, difficili da gestire. Tornato anche in campo Manzari. Manzari, e proprio di questo volevo un attimo parlare. L'apporto degli under, che non solo hanno permesso alla prima squadra di poter fare un allenamento 5 contro 5 e mettere in atto la classica partitella d'allenamento prima della gara, ma hanno trovato grande spazio, perché quando una squadra gioca così bene e gioca con tale semplicità e vince con tale semplicità, alla fine permette anche più piccoli e magari anche ai ragazzetti un po' meno grintosi di uscire fuori. Infatti, la possibilità di giocare in una società, attenzione, è stato fatto un canestro da campo a campo. Comunque, crescere in una società che ha voglia di mettersi in mostra è bello anche per questo, avere dei giocatori importanti, avere dei giocatori che hanno militato in campionati superiori è un vantaggio anche per questo, perché i giovani si possono mettere in mostra, possono avere l'apporto dei compagni più esperti, e Mazzari in questo caso ha avuto questa possibilità, si è messo in mostra, ha accumulato molta esperienza e penso che tutto questo lavoro, tutta questa dedizione che ha dato a quest'anno se la ritroverà da grande quando potrà militare in campionati di categorie superiori. Ci auguriamo sempre con questa società che possa crescere sempre più la nostra Virtus. Nostra Virtus che da ovviamente presidente Mazzari ci ha tenuto a ribadirlo, si deve far tanto dal punto di vista del settore giovanile. In questa settimana, pochi giorni fa c'è stato il secondo Memorial Onofrio Formisano, a ricordare una figura importante nella famiglia della Banca Popolare del Cassinate, main sponsor di questa Virtus. Grazie, e la forza della banca, non la forza della squadra della Virtus, rispecchia di fatto la forza della banca che sponsorizza non a caso la squadra, ma dicevo del settore mini basket, ruolo molto importante quest'anno, più di 30 iscritti, obiettivo del presidente dichiarato è stato perlomeno raddoppiare il numero, e grosso lavoro è stato fatto dagli allenatori e dal nostro Furio De Monaco all'interno delle scuole per portare il basket e per portare la cultura del basket fra i più piccoli. Ma già arrivare a queste manifestazioni di fine anno, arrivare a una manifestazione organizzata dalla FIP Lazio, si vedono i risultati ottenuti, cioè abbiamo vinto un campionato, è il secondo anno che questa società esiste, l'anno scorso ricordiamo siamo arrivati ai playoff, io non c'ero,
però quest'anno abbiamo raggiunto subito l'obiettivo che si era prestabilito all'inizio del campionato. Piccola chicca, perché dalla panchina siamo in collegamento telefonico con i due big della Virtus Terra di San Benedetto Cassino. Stiamo parlando di Gioacchino Rivetti e col telefono in mano Simone Lotufo. Telefono in mano, guardate come ride e ci prende in giro insieme a Gioacchino Rivetti. Cosa vogliamo sapere dalla panchina? Mi dicono dalla panchina intanto. Quale sarà la prossima mossa? Chiediamo a Simone Lotufo. Claudio sta facendo per noi una domanda a Simone che non risponde. Ah, dice Simone che si vuole andare a fare la doccia. Simone dice che si vuole andare a fare la doccia, riferisce Claudio. Dovremmo fare anche un'intervista al capitano. Diciamo che c'è qualche problema se per un minuto di gioco ha sudato così tanto da doversi fare la doccia. Aspetta, ha detto se c'è bisogno entriamo, dice. Il capitano se la ride. Gioacchino ha detto entra solo ormai a chiamata, guarda come se la spassano i due, Simone e Gioacchino. Si divertono. Comunque, dopo post campionato, un clima così disteso fa davvero tanto tra compagni di squadra, perché di solito dopo la fine del campionato, quando non si sa niente per l'anno prossimo, ci si lascia tutti un po' così. Però grande lavoro è stato fatto dalla famiglia Virtus. Si riparte sul 45-42, si è fatta sotto la squadra blu. Furio o non furio, la squadra blu ha alzato il ritmo, e ha alzato il ritmo con una... i fratelli Iannarelli e Pomenti che te lo sei, diciamo prima, te lo sei ritrovato di fronte contro Sora. Come è stata Sora come avversaria in questo campionato? Sora è stata una grande società e una grande squadra. Ci hanno dato filo da torcere fino alla fine e hanno espresso un'ottima pallacanestro. E in casa hanno avuto pochi avversari che li hanno battuti, sono stati una grande squadra. Infatti è stato un piacere, perché anche per me sono vecchi compagni. Qualche anno fa anche io ho giocato con un anno, ho fatto il campionato con Sora, e il presidente e l'allenatore già avevano le idee molto ben chiare, che volevano salire di categoria, cosa che poi alla fine si è effettuata qualche anno dopo. Comunque è difficile adesso fare un pronostico, eh? Perché? Forse, se non mi sbaglio, c'è stato un sorpasso. Non so se il canestro viene convalidato. Sì, c'è stato il primo sorpasso della squadra blu. Che adesso ha messo in campo da Conto. C'è anche da Conto. I due fratelli Iannarelli, insomma. Grande rimbalzo di. Si gioca ad alti ritmi. Attenzione. Queste sono palle rubate fondamentali, però viene commesso fallo dalla squadra blu, il numero 12 se non sbaglio è un giocatore della Lazio Basket, che ha vinto anche lei il campionato. Grande movimento di Furio, e qui che si vede l'esperienza del giocatore, si vede che ha militato in grandi campionati, cioè è un piacere degli occhi vederlo giocare. La partita adesso si fa molto interessante, il punteggio è di 48-47 per la squadra blu. Si fa molto interessante, abbastanza equilibrata, perché abbiamo da un lato Vrenozzi, da Conto, Iannarelli, Pomenti, e dall'altro
il nostro Furious De Monaco con una buona cornice di giocatori, e quindi la partita è abbastanza punto a punto. Infatti siamo sul 49-48 con la squadra gialla che si è portata nuovamente in avanti 7 minuti alla fine della gara. Non abbiamo fino ad ora mai parlato di un altro uomo fondamentale che sostanzialmente ha aiutato il presidente Manzari a costruire la squadra, è stato Coach Vettese. Si è ritrovato una grande squadra, ma a volte le grandi squadre non è facile da gestirle. Il coach Vettese è stato in grado di amalgamare tutti, di dare un'anima a questa squadra, di dare affiatamento l'uno con l'altro, è riuscito ad allegare bene tutti i personaggi, tutti i componenti di questo team fantastico. Grande lavoro del coach Vettese. Grande lavoro, dice bene Claudio, perché anzitutto ha saputo tenere testa a giocatori che conosceva, diciamo la verità. Luke Limi, che poteva essere una prima donna in squadra, in realtà è stato gestito alla grande da coach Vettese ed è uscito il miglior Mohamed Luke Limi. Gonzales, portato al massimo, ha scelto giocatori importanti come Lotufo e Dagunte, e poi uno su tutti che è Di Cassino, Furio De Monaco. Stiamo parlando del quintetto base, ma quest'anno ha avuto a disposizione anche un'ottima panchina. Dalla panchina è arrivato Maiuri, dalla panchina è arrivato il capitano Gioacchino De Detti, ma dalla panchina è arrivato soprattutto Claudio Brambilla, che è qui vicino a me in questo pomeriggio di All Star Game. Intanto siamo sul 52-48, 5 minuti e 47 secondi alla fine, quando Giannarilli impatta a canestro, 52-50, prova a farsi sotto la squadra virtualmente allenata da coach Basile, alza il tiro la squadra gialla, porta al riallunga di più 5, perché arriva la tripla del numero 12. Siamo sul 55 del numero 19, scusate, siamo sul 55-50, mancano 5 minuti e 20 secondi alla fine di questo match. Provano a cambiare le carte adesso, tutto il quintetto fuori, rientra Maiuri, il nostro compagno, esce De Monaco, grande contributo, e anche lui si inserisce a questo quadretto insieme a Rivetti e Lotufo seduti in panchina. Maiuri spalla al canestro, si gira bene, viene cacciata fuori la palla. È un lavoro fallo, questo che Maiuri ha sempre fatto in campionato. Forse adesso che è finito tutto non riesce a trovare il canestro, però è stato un movimento che ha sempre pagato Piero, nel senso che ha portato buoni canestri con il suo solito gioco di spalle e poi girarsi per puntare il canestro. Intanto palla ai gialli con Porretta che chiama palla, arriva in assistenza il compagno, alza il tiro da tre, il pallone direttamente nelle mani di Maiuri, che serve il numero 11, fa tutto da solo, arriva però il tapin vincente del numero 17, 55-52, la partita si sta facendo interessante nei minuti finali. Sì, è difficile fare un pronostico. Ah, attenzione, abbiamo parlato troppo presto, attenzione, e c'è un più 6 da parte della squadra gialla, però non ci sta la squadra in casacca blu a perdere, perché alla fine perdere non sta mai bene a nessuno. Anche se si gioca un amichevole, stiamo parlando sempre di orgoglio da giocatore, arriva il fallo ai danni della squadra blu. Adesso è il numero 22 ad attaccare dalla distanza, alza il tiro da tre, il pallone però conquistato nuovamente da Piero Maiuri, e arriva il non
fare il tiro sbagliato, non realizza il tiro, neanche la tripla messa a segno quando siamo 3 minuti e 36 secondi alla fine di questa gara. Ma Juri cerca di tenere a galla il risultato, che adesso è sul 58 a 54, meno 4, 22 secondi da giocare. Ricordiamo che dopo ci sono le premiazioni, sarà anche la nostra Virtus a ricevere, soprattutto la nostra Virtus. Non vi nascondo che sono venuto fin qui per ricevere questo premio, perché è una soddisfazione, è il mio primo campionato che vinco. Perché al di là di questa chicca della telecronaca, questo è stato un cameo offerto dalla Virtus, arriverà poi anche la promozione, la premiazione, e Claudio non voleva mancare perché ci siamo fatti quanti ore di auto di Pullman? Due ore, sì. Abbiamo sbagliato strada. Abbiamo anche sbagliato strada, sì. Per venire qui ed essere premiati, non tanto lui stesso, ma essere premiato con la Virtus, diciamo la verità. Sì, perché in questo caso essere giocatore della Virtus è stato un onore, essere pure di Cassino e giocare una squadra di Cassino che si distingue fra il campionato di Serie D è stato veramente un piacere. Comunque sempre più 4 per la squadra gialla, cercano di recuperare tensione. Sottomano non riuscito, però ci ha provato, Gioacchino. Quella era una delle mie armi qualche annetto fa. Con la mano funzionante, il canestro rovesciato era una delle mie armi, diciamo. Diciamo che il sottomano del giocatore in casacca blu non è riuscito, perché il numero 13, Gioacchino, tra l'altro l'ha spallato quasi per terra, perché sappiamo di queste azioni fisiche e veementi da parte del nostro capitano. Sì, il nostro capitano quando gioca può essere un amichevole, può essere una partita a biliardino, una partita a ping pong, rischia, ci mette l'anima, deve vincere, è un giocatore che la sconfitta non la vuole proprio conoscere. Diciamo la verità, è un timore anche per chi ci gioca in allenamento. Sì. Molte sono state le situazioni in allenamento, ci sgomitiamo, la cosa bella è quella, che durante l'allenamento ci sono belli corpi a corpi, ci siamo, però usciti dal campo siamo più compagni di prima, questa è la cosa bella, perché in campo bisogna lottare, perché è normale che a nessuno gli sta di perdere, a nessuno, infatti... Proprio la squadra blu sta tentando di tutto per recuperare, anche se il vantaggio è di più 5 per i gialli a 1,56 al termine. 1,56 al termine, diciamo 5 punti di vantaggio, perché siamo sul 59 a 54, la palla la gestiscono i blu che tentano questo recupero, chiama palla Maiuri, non viene servito. Ed ha ragione il numero 17 a sfruttare il blocco di Piero Maiuri, 59-56, 1 minuto e 44 al termine. Allora attendiamo solo la premiazione della nostra squadra. Vediamo lì 6 coppe, 4 sono sicuramente per le squadre vincitrici di questa Serie C regionale, ricordiamolo. Scusate, questa Serie D regionale hanno conquistato il campionato di C2, ricordiamolo quali sono, una su tutte, la prima su tutte, la Virtus Terra di San Benedetto Cassino, Basket Boville, entrambe hanno conquistato il campionato nella regular season, e poi Lazio Basket e Nuova Basket Sora 2000, che hanno conquistato ai playoff invece la C2. In particolare la Lazio ha vinto per 2-0 i playoff contro il San Severa, mentre il Basket Sora ha vinto i playoff per 2-1, quindi in gara 3 contro il Sermoneta, che ha dato, nonostante abbia concluso il campionato ottava, ha dato filo da torcere alla seconda in classifica Nuova Basket Sora, ma sappiamo che i playoff alla fine il campionato viene completamente ribaltato. Sì, è vero. Infatti è stata una fortuna arrivare direttamente ai primi senza passare per i playoff, perché nei playoff alcuni giocatori riescono a dare il meglio, alcuni giocatori danno più che solitamente danno in campionato, e specie i giocatori d'esperienza. Infatti è stata veramente una grande fortuna arrivare ai primi e avere diritto al passaggio
passaggio di categorie di promozione. Grande stoppata, attenzione, viene convalidato. Ah no, 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 c'è stato un fallo. 52 secondi, 59-57. I giocatori, quando sono giocatori, si lamentano anche in amichevole. Ma dicevamo, i playoff, secondo te Claudio, oggettivamente però, la Virtus avrebbe avuto vita facile come in campionato nei playoff e ci sarebbe stata la certezza di un campionato della promozione in Serie C2 o no? Il passaggio dei playoff sarebbe stato un bel ostacolo, calcolando che si sono persi due giocatori importanti per questa squadra alla fine del campionato. Uno sei tu. Uno sono io e l'altro sono più di tutti, Mohamed. Ma alla fine è stata una grande, grande fortuna. Veramente, infatti, ci sono stati dei momenti in cui dopo la partita di Soro, dopo la partita di Cave, c'eravamo un po' diciamo smarriti, però il presidente più di tutti, i dirigenti, l'allenatore ci hanno dato la forza, ci hanno dato coraggio e ci hanno dato una grande spinta per arrivare fino alla fine e vincere e trionfare. Che poi la partita di Cave è stata una partita difficile, non dal punto di vista del gioco, perché Cave ci ha messo tanta violenza in quella gara, tanta verve agonistica, e per il gioco della Virtus, un gioco veloce, un gioco fatto di anche molte volte di sottigliezze, di basket champagne, non è stata proprio una partita facile, perché ci ha messo tanti muscoli Cave alla fine della gara, anche un episodio poco decoroso che non stiamo a raccontare, però è stata una partita oggettivamente difficile. Con tutto quello che era successo sembrava veramente un momento di crisi, tant'è che Sora, quando siamo andati a giocare lì, quasi sembrava lei la prima in classifica, sì. Sembrava lei quella che aveva avuto per tutto il campione, per tutta la regular season il campionato in mano. È vero, è vero, è vero. Sora, la partita a Sora è stata difficile, è stata epica, un pubblico epico e negativo, sì. C'era un pubblico incredibile che... Ah, attenzione, la partita mi sa è quasi terminata, i 62-59. Una nota, la squadra gialla capitanata da Furio De Monaco ha vinto, per 61-59. Chiudiamo così questo Star Game, chiediamo grazie a Claudio Brambilla che ci saluta. Grazie, è stato un immenso piacere. Chiudiamo questa telecronaca perché dobbiamo scendere immediatamente in campo per la premiazione delle squadre di Serie C. Ringraziando tutti i partecipanti, vorrei fare un ringraziamento particolare alla Svizzera, della figura di Roberto e Fulvio. Grazie per averci accolto ancora una volta, Roberto. Grazie Francesco, premiamo direttamente la Svit per la vittoria della fascia B del campionato di C femminile. Premia il presidente del comitato regionale. Sabotino Basket, eccoci, premia Giorgio Tasciotti, Danubio, Danubio, eccoci, la foto, premia Roberto Abate, grazie. Ultime foto. Squadra promossa in B femminile, Balzugana, premia Giorgio Tasciotti. Premia il presidente del comitato.
candidato Francesco Martini. Una foto con il presidente e i ragazzi di Cassino. Poi si prepara Bolini. Presidente, con la coppa in mano parliamo solo del campionato vinto, l'abbiamo anche raccontato con Claudio in telecronaca, un lavoraccio. Sì, una grande fatica, una grande soddisfazione adesso, perché questo è il coronamento di un sogno e soprattutto è lo sprone per dare ancora qualcosa di meglio che dobbiamo e possiamo fare. Perché tra l'altro Claudio ci ha detto in telecrona che lui ci teneva in particolar modo a venire qui non tanto per essere premiato come giocatore ma per essere premiato come Virtus. È vero, questo è quello che abbiamo trasmesso ai ragazzi, è bellissimo perché loro sono i più numerosi, c'è addirittura Simone Lodufo che è partito, tu sai bene, da Praia a Mare, dalla Calabria per essere presente qui tra noi, e questo è lo spirito Virtus, ha ragione Claudio, sono perfettamente d'accordo con lui. La manifestazione questa, ogni anno noi finiamo i campionati con diciamo una manifestazione di questo genere, con le vincitrici di C1, di C che vanno in C1, e pertanto accorpiamo tutte le altre società della regione perché non siamo riusciti a poter premiare fuori da Roma, ma non per colpa nostra, perché ci sono dei problemi logistici tante volte. Io ringrazio veramente la società Cassino di aver fatto questo sforzo, di essere arrivata, felicissimo che hanno vinto i campionati, perché mai come quest'anno nel Lazio ci sono state tante vittorie, sia regionali che da regionale a nazionale, quindi come presidente sono veramente soddisfatto. È stato un manifestazione importante per accrescere l'immagine e la popolarità della pallacanestro nella nostra regione. Come ha detto il presidente Martini, questo è stato un anno fortunatissimo, speriamo che si vada ancora meglio, c'è ancora un piccolo ostacolo da superare, ovviamente riguarda la squadra della nostra regione più importante, che è la Virtus Roma, che sta disputando le finali di scudetto. È già un importante risultato essere arrivato appunto in finale, dovesse vincere coronerebbe il nostro primo anno. Cerco Martini da presidente, io in molto modestamente da vicepresidente, insomma veramente nei miei modi, ma soprattutto premierebbe quello che l'entusiasmo che abbiamo visto su tutti i campi, ecco, cioè, credo veramente una voglia di tornare a giocare a pallacanestro, di tornare a parlare di basket in maniera propositiva, in maniera bella, in maniera costruttiva. L'augurio, l'auspicio anzi, è che di pallacanestro si parli sempre in termini positivi. Quindi noi lottiamo, siamo molto impegnati con il comitato contro la violenza, per il rispetto degli arbitri, per il rispetto anche del gioco, che è il più bello del mondo, non deve essere turbato o rovinato da episodi non positivi. Ecco. E a proposito di questo ringrazio Mario Arcelli, il mio vicepresidente. Io devo dire che la vostra società è stata quasi perfetta, anzi direi perfetta, perché non ho mai sentito nulla sia da parte arbitrale che da parte del pubblico, da altre società che hanno trovato delle difficoltà venendo a Cassino. Siete stati veramente splendidi, devo ringraziare di tutto. Grazie. Grazie mille.
questi praticamente un po' dei giocatori che abbiamo affrontato in campionato, stavolta chi ha giocato, hanno giocato anche insieme. Buona manifestazione questo All-Star Game. Sì, insomma, dà spazio un po' ai giocatori di mettersi in mostra, ovviamente a fine stagione si è un po' fuori forma e quindi c'è, è normale che insomma non ci sia proprio un gioco scintillante, però si sono viste buone individualità, giocatori che hanno confermato le capacità che hanno messo in mostra durante quest'inverno, quindi un buon livello di Serie D e anche purtroppo non si sono visti giocatori importanti di C2 che oggi sono venuti un po' meno perché ovviamente chi partiva, chi non c'è in questa situazione. A parte il nostro Simone che è ritornato da Praia. Però devo dire una buona manifestazione, abbastanza gente ha partecipato a questa manifestazione, ha visto un bel entusiasmo, noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo costruendo, speriamo di andare avanti così anche per il futuro. Allora Simone, dalla Calabria per questa premiazione. Non me la merito oggi l'intervista. Bravo! Dalla Calabria per questa premiazione, ormai cosa rappresenta la Virtus per te? Ah, rappresenta una conferma fatta a tavolino in un minuto e mezzo. Questo ti fa capire quanto io tenga la società e a rimanere in questa realtà. E niente, non vedo l'ora di riniziare. A parte oggi che niente, ho fatto 4 ore di treno, ho dormito 2 ore, sono stato a pranzo fuori, insomma. Non fa testo, però sono pronto a ripartire. Vabbè, ti prendono in giro abbastanza, l'abbiamo fatto anche in telecronaca con Claudio che è stato autore delle tue prese in giro, io non c'entro niente. Davide qui allo Star Game a presentare la Virtus, tra l'altro scelto come vice coach, come sempre, di Coach Vettese. È una bella soddisfazione, un ennesimo trofeo che comunque ci hanno premiato anche quest'anno. E devo tanto a Luca, un ringraziamento a Luca che comunque sto seguendo i suoi consigli, anche e soprattutto per le giovanili, per mantenere un gruppo, che non è facile mantenere sempre un gruppo unito. Tranne tuo padre un po'. E vabbè, l'anno prossimo cercheremo di fare meglio e di dobbiamo formare un nuovo gruppo, quindi da agosto a metà agosto inizieremo a fare la preparazione atletica, già abbiamo fatto un piano d'allenamento, durerà circa 40 giorni e poi si vedrà, speriamo bene. Buone vacanze!
singing. We-